Benvenuti al video tutorial di MetaWorld. Questo gioco, per quello che mi riguarda, è attualmente il migliore ad ora realizzato del genere Real-Time Economy Strategy su blockchain. Il gioco, a mio dire, ha grandissime potenzialità e può rappresentare per questo 2023 una buona opportunità di entrata free-to-play. In questo tutorial, quindi, faremo un'introduzione alla piattaforma, capiremo come funzionano le sue dinamiche di gameplay e quindi vedremo come funziona il gioco del Monopoly, come funziona la meta isola, come ci si dovrebbe muovere a livello imprenditoriale nel metamondo ed infine daremo uno sguardo alla monetizzazione vera e propria per capire se ci sono o meno delle opportunità di guadagno su questa piattaforma e quali dovrebbero essere in teoria. In teoria, poiché ricordiamolo, ad ora questa parte la si può solamente supporre in quanto il gioco è stato lanciato soltanto 4 giorni fa da quando sto registrando questo video e ad ora tutto ciò rimane solamente un'ipotesi poiché la monetizzazione vera e propria si sbloccherà, si presume, tra circa 2-3 settimane. Quindi adesso entriamo subito sulla piattaforma di MetaWorld e vediamo di fare il punto della situazione. Eccoci direttamente all'interno del gioco, dopo aver scaricato l'applicazione e averla avviata sul vostro PC, vi ritroverete qui alla schermata principale dove ci sarà il vostro avatar. Ecco, questo praticamente sarebbe il mio, che dite, mi assomiglia? Fra l'altro posso ben atteggiarmi a imprenditore, non so se potete osservare. Oh, oh, oh. Vabbè, a parte gli scherzi. Come funziona MetaWorld? Nonostante a un primo impatto possa sembrare molto complesso, in realtà non c'è tantissimo da fare e questo mi fa ben sperare, mi fa presupporre che questo gioco tutto sommato non richiederà tempi molto lunghi di gioco, che è fra l'altro una caratteristica che a me piace molto. Prima di tutto ciò che c'è da capire è il funzionamento delle valute. Le valute saranno queste quattro: oro, diamanti, metadenaro e cristalli, dove la valuta più importante sarà il metadenaro, che si otterrà più avanti soltanto quando si soddisfano determinate condizioni di gioco, ed è proprio la valuta che può essere cambiata all'interno dell'exchange, che lo troviamo qui, proprio nel token Marblex, che poi può essere cambiato in stablecoin, insomma, nelle varie criptovalute che vogliamo. In ogni caso, le prime due risorse che dovremo ottenere saranno l'oro e i diamanti. Infatti, i diamanti poi possono essere cambiati in cristalli che consentono di acquisire gli immobiliari che consentono di ottenere il metadenaro. Quindi, come otteniamo principalmente queste due risorse, l'oro e i diamanti? Praticamente dalla modalità principale di gioco di MetaWorld, che è il Monopoly, che nello specifico troviamo qui. Se clicchiamo su avvia partita entreremo nella schermata di gioco del Monopoly. Per cui le aree di gioco sono essenzialmente due: una attiva, dove dovremo giocare noi direttamente in prima persona e che ci serve, lo ripeto per l'ennesima volta, ad ottenere l'oro e i diamanti, e una modalità di gioco passiva, che è proprio questa qui che troviamo a fianco, che è il metamondo, che ci serve ad ottenere il metadenaro. Benissimo, adesso capito questo, giusto velocemente andiamo a dare un'occhiata al metamondo prima di guardare la modalità di gioco attiva, quindi il Monopoly, giusto per capire veramente giusto brevemente di cosa si tratta. Ecco qui, praticamente noi possiamo andare alla mappa del mondo, ci andiamo subito così non perdiamo tempo, dove potremo vedere che ci sono 4 aree di gioco che potremo selezionare, di cui solo 2 sono attive, che sono la metà isola e New York. Più avanti si sbloccherà anche Bangkok e Parigi. Quindi la metà isola è la nostra casa, ma qui in realtà non c'è molto da fare. Ci si sviluppa molto velocemente, vabbè, lo vediamo dopo. E l'area principale attiva attualmente è New York, quindi qui bisognerà acquisire gli immobiliari spostandosi sulla cartina geografica tramite i cristalli, lo ripeto, e una volta che avremo ottenuto gli immobiliari, questi qui forniranno il metadenaro. Ok, perfetto. Una volta che abbiamo capito questo, possiamo tornare alla schermata principale e vedere invece come funziona la modalità di gioco principale, quindi quella del Monopoly. Allora, ci clicchiamo così entriamo nell'area di gioco. Ecco qui, praticamente tutte queste saranno le aree da cui bisognerà lentamente progredire per poter ottenere le risorse di cui abbiamo parlato prima. La prima area di gioco, ovviamente, da prendere in considerazione sarà quella dei neofiti, che consente di partire praticamente in condizioni
di base, cioè i principianti, chiunque inizia senza avere, diciamo, essere particolarmente potenti all'interno del gioco del Monopoli, se entra qui lotterà con quelli del suo grado, quindi senza aver bisogno di nessun requisito. Se si vuole invece giocare a livelli più alti, no, bisognerà essere potenziati all'interno del gioco del Monopoli. E come ci si fa a potenziare? Tramite l'utilizzo dei personaggi. Cosa sono i personaggi? Ok, brevemente ritorniamo alla schermata principale, giusto per dare un'occhiata a questi elementi. Per cui, se noi andiamo qui alla sezione proprio i miei personaggi, benissimo. Questi individui rappresentano il vostro team, quindi più sono potenti, più potrete giocare a livelli alti nel gioco. Se ad esempio noi partiamo dall'area Neofiti, notiamo che c'è un costo dei personaggi di 3. Perfetto, quindi noi potremo aggiungere personaggi soltanto rispettando questo costo, ma come giusto che sia, tant'è che nell'area Neofiti si può anche giocare senza i personaggi, per dire. Per cui io posso inserire personaggi soltanto che hanno costi bassissimi, come ad esempio questo qui, Dennis, che ha costo 1, e magari questa Sunny, che ha costo 2. Non potrò mai giocare con un personaggio epico, tipo questa qui, Beatrice, perché ha un costo di 5, o questo addirittura ha un costo di 6, ma anche semplicemente con un personaggio di costo 4. Ecco, non posso assolutamente giocarci, sono troppo potenti per l'area Neofiti. Naturalmente, nell'area Dilettanti, il costo aumenta, quindi io posso inserire personaggi fino a un costo di 6, per l'area Pro fino a un costo di 8, per l'area Pro 2 un costo di 12, fino ad arrivare ovviamente agli esperti, ai campioni, dove naturalmente aumenta il costo totale. Perfetto, ok, abbiamo capito fin qui come funziona. Naturalmente, più personaggi avete, più potrete giocare, quindi di conseguenza, a livelli alti nel gioco e guadagnare di più. Come si ottengono i personaggi? Beh, semplicemente o giocando direttamente nel Monopoli, quindi prima nell'area Neofiti, poi nella Dilettanti e così via, si ottengono tranquillamente dalla modalità di gioco attiva, oppure comprandoli direttamente se si vuole andare subito in vantaggio. Ovviamente tutti i personaggi che si inseriscono, che si utilizzano, possono essere anche potenziati ed aumentati di livello. Per dire, se io clicco ad esempio su, ecco qui, su questo ragazzo Hernandez, posso aumentarlo di livello. Cosa succede quando lo aumento di livello? Devo utilizzare un quantitativo di gold e lui diventa più potente, il che vuol dire che all'interno del gioco ti dà molti più vantaggi. Ecco come se io l'aumento di livello, ad esempio la sua abilità passiva sconto costi di costruzione, diventerà maggiormente favorevole. Quindi ogni volta che io dovrò costruire, potrò utilizzare sempre meno denaro. Senza contare che lui ha un'abilità molto importante che si chiama blocco iniziale, che gli fa tornare all'area iniziale del Monopoli e ottenere ulteriori vantaggi. Man mano che lo si aumenta di livello, si sbloccano poi le altre sue abilità, che sono l'aumento di stipendio, lo sconto costi di costruzione e così via. Per cui ecco come i personaggi stessi possono potenziarsi a loro volta e rendervi sempre più potenti all'interno del gioco del Monopoli e che quindi vi consente poi di guadagnare sempre di più. Perfetto, ora che abbiamo capito questa dinamica, andiamo a fare una partita vera e propria all'interno del gioco del Monopoli e nello specifico lo faremo qui nell'area Pro. La cosa bella di MetaWorld è che in realtà si può giocare al Monopoli stesso in modalità completamente automatica, senza che voi facciate nulla, però ovviamente dovete avere dei personaggi molto molto potenziati all'interno del gioco, altrimenti è meglio se che ci pensiate voi. Per cui veramente incredibile da questo punto di vista. Ora, come vediamo, al livello Pro 2, dove giocheremo adesso, le condizioni per poter vincere sono la bancarotta, per i punti oppure grazie al monopolio lineare. È chiaro che ogni personaggio con le sue abilità magari vi favorisce nel monopolio lineare, oppure nell'acquisizione di punti, oppure nel farvi ottenere sempre più stipendio ed assorbirlo dall'altro in modo da far andare l'avversario in bancarotta. Quindi veramente le strategie che si possono utilizzare sono tante. Io, per come ho impostato la mia strategia, principalmente punto al monopolio lineare per vincere. Adesso quindi vedremo tutto questo cosa vuol dire. Cominciamo quindi a fare la partita. Bene, iniziamo. Allora, avviamo il gioco. Servono 5.000 gold per poterlo avviare, però poi ovviamente si otterranno tutta una serie di ricompense se si vince.
Bene, ha trovato l'avversario, sembra uno abbastanza forte perché ho visto un certo numero di trofei. Bene, allora, come vedete, è praticamente il gioco del Monopoly, il Monopoly vero e proprio, soltanto che è elaborato in una maniera naturalmente molto, molto più complessa e interattiva. Quindi, vabbè, qui si sceglie la carta, per cui aspettiamo che l'altro la scelga. Ecco, il numero più alto comincerà per primo e lui, diciamo, ecco, ha ottenuto 7, quindi partirà per primo. Bene, allora lui lancia i dati, esattamente dove arriva può costruire la sua. Ottiene la sua costruzione, ecco. Quindi nulla di particolare. La cosa bella è che quando lancio i dati io posso decidere il risultato, quindi posso decidere in base ai numeri che ho dove andare. Se clicco su 10, ecco qui, andrò sulla casella 10 per l'appunto. E quindi una volta su questa casella posso costruire il mio immobiliare. Comunque, grazie a questo personaggio ho uno sconto sulla costruzione. Ecco qui, per cui ho costruito la mia struttura. Adesso vediamo lui cosa fa. La cosa migliore è cercare di lanciare dadi in modo che escano numeri pari, poiché i numeri pari possono dare un risultato doppio, il che consente di ottenere due turni bonus, ecco, diciamo così, comunque lo vediamo successivamente. Ora, lui che è capitato qui avrà tutta una serie, diciamo, può scegliere tutta una serie di cose da poter, da poter implementare. Infatti, in questo caso ha cambiato i dadi e adesso sono tutti pari praticamente, per cui io posso, cliccando qui, 2-12, avrò un numero casuale, ecco, un numero casuale compreso tra 2 e 12. Ho ottenuto 4 e come avete visto praticamente è stato un doppio perché era 2-2 e quindi io posso rigiocare. Per cui adesso io magari riclicco su 2-12 perché con 11 vado qui. 2-12, vediamo cosa mi fa fare. Ah, ecco qua, ho ottenuto 8, 4-4, ho ottenuto un doppio, quindi potrò ripetere questo gioco. Ora acquisisco una struttura immobiliare anche qui. Se ottengo però un altro doppio, andrò nella prigione, quindi non mi conviene farlo, mi conviene piuttosto cliccare qui su 11, così sono sicuro che non faccio un doppio, e spostarmi in questa casella. E qui, ovviamente, ecco qui, posso di nuovo ricostruire. Nel momento in cui sono passato, ho ottenuto uno stipendio bonus e qui il mio saldo totale è aumentato praticamente. Ricordiamo che quando costruisco, il saldo diminuisce sempre di più. Attualmente sono in vantaggio per i punti, poiché io ho fatto già 5 punti perché ho costruito di più rispetto a lui. Infatti, lui costruisce, ma gli aumenta il punto. Se arrivo a 14, vinco io. Adesso mi conviene, ad esempio, puntare sul monopolio lineare. Per cui, se io clicco su 9, arriverò qui dove posso scegliere praticamente una casella su cui dirigermi. Ecco, voglio dirigermi subito, quindi pago 14 milioni e mi dirigo qui. Ecco, in questo modo, praticamente, ecco qua. Io posso vincere perché ottengo il monopolio lineare se riesco ad acquisire questa struttura e quindi a completare la linea. Però devo stare attento a lui, poiché se lui arriva qui e si potenzia, io questa struttura e potenzia questa struttura, io questa struttura non la potrò più acquisire. E quindi ecco, lui ha fatto il salto, è arrivato qui. Qui costruisce una struttura, perfetto. Allora io adesso posso utilizzare ad esempio Katrina che mi fa andare qui. Ecco, anzi, posso fare così: utilizzo Seulgi, aumento il mio reddito. Aumento il mio reddito, perfetto. Ecco qui, il mio saldo totale aumenta, questi qui si chiamano i verdoni, ne ho ottenuti 23 milioni. Adesso se io clicco qui e ottengo 10, posso arrivare proprio alla stazione ferroviaria. Arrivo alla stazione ferroviaria. Quindi arrivo alla stazione ferroviaria e dove mi dirigo? Pago 14 milioni, beh, e mi dirigo proprio qui dove volevo arrivare prima. E dirigendomi qui, è vero che cado sulla sua struttura e lo devo pagare, ma siccome non è potenziata, la posso acquisire. Quindi io pago 7 milioni grazie al reddito ottenuto da Seulgi e acquisisco la struttura. Ho ottenuto il monopolio lineare e di conseguenza ho vinto la partita.
Perfetto, quindi questo è così che funziona. Il resto bisogna implementare la strategia per riuscire a vincere. Quindi io adesso vedrete che ho ottenuto un certo numero di gold. Ecco qui, che poi sono finiti tutti qui praticamente alla casella di posta. Ho ottenuto praticamente i gold, 12 trofei, quelli che avete visto prima. Per cui ho ottenuto 9.000 gold, 12 trofei e una ricompensa giornaliera. Infatti vedete il numeretto 1. Ecco. Come quindi la ricompensa principale è quella giornaliera, e è qui dentro che otterremo i premi maggiori e troveremo magari i diamanti. Quindi andiamo a controllare la ricompensa giornaliera. Eccola qui, questo è il pacco. E ho ottenuto, vabbè, in questo caso ho ottenuto, diciamo, questi gold e questi personaggi. Per cui io adesso divento sempre più potente all'interno del gioco, perché? Proprio perché adesso ho più personaggi. E niente, praticamente è così che funziona. E come vedete, siccome si possono ottenere 5 ricompense giornaliere, vi basta semplicemente collegarvi e vincere 5 volte e basta, avete finito, poi non dovete fare più nulla. E la modalità di gioco può essere impostata persino in automatico. Ecco perché da un certo punto di vista MetaWorld non porta via tempo, ragazzi, è davvero molto buono da questo punto di vista. Perfetto. Ora che abbiamo capito tutto questo, come otteniamo il metadenaro, che è la valuta appunto che ci interessa? Beh, allora, una volta che giocate qui, come abbiamo già detto, otteniamo i diamanti. I diamanti, se andiamo nell'apposita sezione valute, scambio di cristalli, un attimo che, ecco, lo vediamo subito, scambio di cristalli, qui possiamo cambiare i diamanti che abbiamo per i cristalli. Teniamo conto che 100 diamanti già equivalgono a 1000 cristalli. In ogni caso, guardate un po' cosa accade. Se noi, a furia di giocare, mettete che io sono arrivato a livello Pro 2 praticamente dopo 4 giorni di gioco, quindi si presume che in 10 giorni probabilmente si arriva a livello campioni. Ecco, guardate un po', a livello campioni, quando si può giocare qui, si ottengono direttamente i cristalli proprio come ricompensa ogni volta che vincete, senza stare ad aspettare di ottenere i diamanti. Infatti, ogni volta che si vince qui, si ottiene principalmente l'oro. Ecco, qui invece, alla sezione campioni, si ottengono direttamente i cristalli. A quel punto, una volta che abbiamo ottenuto i cristalli, cosa dobbiamo fare? Beh, semplicemente andiamo alla sezione Centro di commercio proprietà. Una volta che siamo qui a questa sezione, praticamente avremo l'elenco di tutte le proprietà che sono state messe in vendita e niente, ne acquistiamo qualcuna. Non so, ci interessa questa qui. Ecco che costa, questo è il prezzo, 14.000 cristalli, e lo acquistiamo. Se clicchiamo sul simbolo del Maps, possiamo anche dirigerci nel metamondo, nell'area di Manhattan, esattamente quella che abbiamo visto prima, dove possiamo anche dare un'occhiata al nostro immobiliare, così vediamo la zona, vediamo insomma di cosa si tratta. Ecco, praticamente dovrebbe essere questo qui, uno di questi illuminati. Ecco qui, ecco uno di questi illuminati, perfetto, lo si può cliccare, lo si acquista e abbiamo praticamente la proprietà. Perfetto, quindi una volta che abbiamo questa proprietà, come otteniamo il metadenaro? Perfetto, allora adesso vi faccio vedere come dovrebbe funzionare in teoria, però tutto questo lo vedremo più avanti, praticamente al 17 maggio. Allora, dobbiamo riuscire ad arrivare al rank A. Il mio attualmente è questo qui, C. Mi sembra che lo indicano proprio su questo quadro, dove vediamo il rank qui. Clicchiamo su personaggio praticamente, ecco. Questo qui è appunto C+, praticamente quello a cui sono io. Se clicchiamo su Scopri di più, ecco tutti quanti i rank. Una volta che si arriva praticamente al rank A-, si otterrà una ricompensa in metadenaro dovuta si chiama praticamente ricompensa immobiliare, praticamente alla detenzione di immobiliari. Più immobiliari deteniamo, maggiore la nostra ricompensa, fino al rank B+. Otteniamo i cristalli. Quando siamo arrivati a meno, otteniamo il metadenaro. Come si arriva da ad a meno? Detenendo immobiliari. Più immobiliari si detengono e più ci si è sviluppati nella meta isola, e più aumenta questo ben determinato rank. Quindi la condizione minima è quella comunque di possedere un valore di 50.000 cristalli investiti in immobiliari. Quindi questo è, una volta che si detengono un tot di immobiliari, ecco che si ha questa rendita in metadenaro.
Probabilmente ci saranno anche degli altri modi per riuscire ad ottenerlo, però attualmente non sono stati rivelati e non si sa più di tanto. Dovremo aspettare un po' qualche altra settimana prima di avere informazioni più precise a riguardo. Ecco perché attualmente queste cose si possono più che altro supporre. Ad ora, non si sa molto bene com'è che avviene poi nel dettaglio questa monetizzazione. In teoria dovrebbe funzionare così, a noi non ci resta che prepararci in early access per poi vedere cosa accade una volta che le condizioni si sono, diciamo, verificate e una volta che tutta la monetizzazione viene naturalmente sbloccata. Ricordiamo quindi che per aumentare di rank bisogna svilupparsi nel metamondo, che però comprende anche la metaisola, che è il luogo dove si trova la nostra casa praticamente. Infatti, se ci dirigiamo sulla metaisola, anche qui in qualche modo si potranno di volta in volta costruire degli immobiliari. Ecco, io già ne ho costruiti alcuni e quindi questo contribuisce al valore immobiliare e in qualche modo poi da questo sviluppo influenza il rank, però sinceramente non ho capito bene come. Ad ora l'unica cosa che accade è che semplicemente se si costruiscono gli immobiliari nella metaisola, si ottengono determinate ricompense ogni tot di tempo. La prossima ricompensa sarà ogni tra 5 ore praticamente. Quindi niente, questo è per ora, più di tanto non vi so dire, vedremo più avanti come tutto questo evolve. Adesso ricordiamo che gli stessi immobiliari, quelli ottenuti a Manhattan, ad esempio, sempre nel metamondo, possono comunque essere rivenduti, se andiamo al centro di commercio o proprietà, anche in metadenaro. Quindi, se riusciamo ad ottenere degli immobiliari piuttosto rari, li possiamo addirittura vendere proprio in metadenaro. Quindi, anziché ottenere la rendita passiva per gli immobiliari detenuti, li possiamo vendere direttamente, ecco qui, già alcuni sono stati messi in vendita poiché ottenuti nelle lotterie e quindi chi direttamente investe soldi e cambia le proprie valute in metadenaro le può direttamente acquistare. Quindi chi ottiene questi asset dalla lotteria li può mettere direttamente in vendita e monetizzare in questo modo. Ora, che cos'è la lotteria? Praticamente, visto che MetaWorld è agli inizi, fino al 17 maggio stanno effettuando una distribuzione di tutti gli immobiliari di Manhattan alle persone, insomma, che partecipano a questo evento. Quindi, come funziona nello specifico? Allora, si tratta di un evento che si sblocca ogni tot di tempo, che per l'appunto noi troviamo la sezione eventi. Comunque, MetaWorld ci avvisa proprio dalla schermata principale, poiché ecco qui è comparso questa icona proprio a destra. Quindi noi ci clicchiamo e vedremo quali sono gli immobiliari messi in palio. Per cui, cliccando su Partecipa, niente, semplicemente ci registriamo per poter partecipare. Quindi, visto che io ho 4.000 cristalli, parteciperei a questo evento. Per cui, se io clicco su Partecipa, praticamente utilizzando questi 4.000 cristalli farò la domanda per partecipare a questa lotteria. Ora, se mi va bene, otterrò praticamente un appartamento vero e proprio, un immobiliare che ha un valore molto, molto più alto di questi 4.000, che sono praticamente una cifra simbolica. Se va male, in ogni caso, non perdo niente. Perché? Perché questi 4.000 mi vengono immediatamente rimborsati. Quindi niente, bisogna aspettare che finisca tra 9 ore, diciamo, verranno elargiti i risultati e si vedrà se per caso ho vinto oppure no. In ogni caso, se io vado a clicco sull'icona per l'appunto, posso proprio dirigermi al luogo dove sono stati messi in palio questi immobiliari per andarli a dare un'occhiata. E fra l'altro, una cosa molto interessante che si può osservare qui praticamente è l'evento Recluta Amico. Quindi, che cosa accade entro il 17 maggio? Ci viene messa a disposizione questa possibilità. Quindi, come funziona l'evento Recluta Amico? Allora, cliccandoci sopra, quindi vi dirigete a questa sezione, cliccate qui. Questo qui è il mio codice di invito che vi ho inserito in descrizione, quindi praticamente lo avete, non dovete fare altro. Una volta che lo copiate, dovrete praticamente inserirlo qui a registra codice di reclutamento, per cui andate un pochetto più in basso, avrete il mio codice, ovviamente non dovrete mettere il vostro perché qui troverete anche il vostro,
dovrete inserire questo qui, che è appunto il mio. Lo mettete qui, inserisci un codice di reclutamento e quindi cliccate su registra. Una volta che quindi andate lì al Monopoli, alla sezione che abbiamo visto prima e ottenete 5 vincite, potrete cliccare su riscuoti e otterrete un biglietto della lotteria bonus. Questo qui a cosa vi serve? Praticamente, se lo detenete, aumentano le vostre possibilità di vincere alla lotteria. Per cui, in questo modo, voi avrete praticamente un biglietto bonus della lotteria che aumenterà le vostre probabilità di vincere. E questo è un evento che dura praticamente fino al 17 maggio, perché si presume sia l'evento in cui non verranno più inserite le lotterie, in quanto gli immobiliari saranno stati distribuiti tutti. Quindi niente, ragazzi, questo è come funziona. Mi raccomando, dovete farlo entro una settimana. Se non partecipate, se l'account l'avete creato da più tempo, poi non si può più riscuotere questa ricompensa. E niente, in questo modo quindi otterrete come bonus questo biglietto. Vi ho lasciato quindi il mio codice, che è questo qui, in descrizione. Se volete buttarvi nel mondo di Metaworld per vedere come evolverà, perché abbiamo capito che, insomma, scopriremo dopo il 17 maggio qual è la monetizzazione vera e propria di Metaworld. Ecco, se va bene, insomma, vedremo al 17 maggio cosa accadrà e potremo fare una stima di quelli che eventualmente saranno le rendite, quindi i guadagni che si possono ottenere da questa piattaforma. Dunque, in merito a questo, come ho intenzione di muovermi io su Metaworld? Beh, allora, dovrò valutare se effettivamente poi continuerò a giocarci proprio nel momento in cui potrò vedere la monetizzazione di quale entità è. Certo sta che giocando attualmente si riesce a progredire molto in fretta per via dell'early access, per via del fatto che non c'è tantissima competizione, per via del fatto che molti giocatori ancora devono capire bene come funziona il Monopoly, e questo è fra l'altro anche un vantaggio. Quindi ipoteticamente si può arrivare anche a livello campioni e quindi ottenere i cristalli senza investire nulla. Dunque, una volta che si arriva al 17 maggio e che quindi si potrà vedere appunto l'entità dei guadagni, questa è la mia strategia. Se mi accorgo che si riesce a monetizzare giornalmente un 30, anche un 30-40 centesimi al giorno senza aver investito nulla, e a fronte del fatto che Metaworld comunque non impiega troppo tempo, cioè non è un gioco di fatto su cui bisogna perdere così tanto tempo, anche se, anzi, si può anche implementare una modalità di gioco automatica. Se quindi i guadagni sono di questa entità senza aver investito nulla, beh, a quel punto io ne approfitto, manterrò Metaworld come metodo di guadagno, ne approfitto per potenziarmi sempre di più all'interno della piattaforma, perché poi man mano che si va avanti i guadagni comunque iniziano ad aumentare, e magari vedrò di reinvestire quello che si ottiene, ma non solo, potrei anche pensare di investirci qualcosa. Però prima di investirci qualcosa, io mi devo assicurare dell'entità dei possibili guadagni. A quel punto, dopo anche che ci investo qualcosa, il mio obiettivo è arrivare a farmare all'incirca 1 euro al giorno. Infatti, 1 euro al giorno a fronte di un'oretta di gioco per me va bene. E dopodiché accumulare, quando arrivo a 1 euro al giorno, accumulare quindi i token Marblex e lasciarli lì in vista del prossimo ciclo economico su Bitcoin e quindi sulla prossima bull run. Ricordiamo che durante la bull run le altcoin, poi soprattutto i token meno capitalizzati, almeno un per 10 lo fanno. Per cui ipoteticamente quell'un euro al giorno mi diventa poi 10 euro al giorno a fronte di un'oretta di gioco. Per cui va benissimo. Questa è l'entità della monetizzazione che mi aspetto. Così, per quello che mi riguarda, vale la pena perdere tempo su Metaworld, altrimenti lascerò perdere. Dunque, per quello che mi riguarda, si entra in early access, si implementa la piattaforma, si gioca anche il più possibile prima di arrivare al 17 maggio, e al 17 maggio si valuta per l'appunto. La sorpresa potrebbe essere poi positiva, ma potrebbe anche essere negativa, nel senso che la Netmarble, al contrario della WeMade, ha creato dei titoli per la gran parte da investimento, cioè che non c'era modo di, nonostante si sia entrati praticamente in early access subito subito, ci si accorgeva che poi nel momento in cui si arrivava alla monetizzazione non c'era modo di guadagnare nulla se prima non si investiva effettivamente. In tal caso io naturalmente lascio assolutamente perdere. E quindi è uno dei rischi
rischi che si corre, diciamo, ma questo proprio generalmente, se si vuole proprio guadagnare da un gioco bene in maniera free to play, bisogna essere disposti a correre certi rischi, cioè entrare subito subito, a muoversi prima degli altri, a sbrigarsi a implementare la piattaforma per poi o avere la sorpresa oppure ritrovarsi in mano con un pugno di mosche. E purtroppo è qualcosa che chi non vuole investire deve tener conto. Anche perché se aspettate la pappa pronta, cioè che qualcuno vi dica sì, entrate lì, fate questo, questi sono i guadagni, questa è l'entità di ciò che, ragazzi, una volta che è uscito quel video, il video sul record dei guadagni, il video con la pappa pronta, per voi è già tardi. Cioè quei guadagni non li fate più in free to play, dovrete investire. E se poi questi video vengono fatti addirittura durante le bull run ed entrate in quei momenti lì con lo youtuber che vi dà tutto quanto pronto con 300 euro al giorno, lì poi perdete pure soldi. Quindi capite che la pappa pronta è dannosa, dovete muovervi voi e anche assumervi questo tipo di rischi, scoprendo alla fine quello che accade. Bene, ragazzi, per questo video è tutto. Vi ho fatto la parte mia, insomma, vi ho rivelato anche qual è la mia strategia di approccio, quella che io poi generalmente utilizzo nel mondo del gaming blockchain. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella se volete sempre tempestivamente essere aggiornati sulle principali novità in arrivo dal mondo del gaming blockchain. E per il resto vi auguro buon divertimento e buoni guadagni, la cui però entità potremo valutare il mese prossimo, di cui quindi ci potremo fare un'idea ben precisa con MetaWorld.